Euroregione News. 1-2-3, Lignano vince sempre. Assessore al turismo di Lignano Sabbiadoro, Massimo Brini, mi ha accompagnato alla scoperta della città e dei dintorni, consentendomi di realizzare un servizio talmente completo da risultare un documentario. È una penisola bellissima dove, iniziando dalla punta, troviamo il faro, che è uno dei monumenti di Lignano che abbiamo ristrutturato proprio recentemente. Poi, venendo giù, sempre per il lungomare, troviamo la terrazza mare, il lungomare, una bellissima pineta dove c'è il villaggio della Getur, che è stato anche villaggio olimpico perché abbiamo ospitato le Olimpiadi della gioventù nel 2005. Poi c'è naturalmente Pineta con tutte le sue bellezze naturali, anche perché è una parte della località che è veramente ricoperta dai pini, e la struttura urbanistica è stata ideata, pensata da Marcello D'Olivo, creando una bella spirale e facendo sì che da un punto della località di Pineta si arrivi al centro e viceversa dal centro si vada verso la periferia. Poi si arriva a Lignano Riviera, dove anche qua ci sono parecchie bellezze da visitare, e la foce del fiume Tagliamento è una di quelle dove siamo situati in questo momento. La località va anche nella parte posteriore, e lì abbiamo una laguna bellissima con una pista ciclabile che costeggia la stessa, dove si può ammirare uno dei più bei tramonti per la nostra località. Continuando da quella pista ciclabile, poi si trova il canale cosiddetto di Bevacciana e ci si ricongiunge al fiume Tagliamento. Per cui, se non ci fossero i due ponti, Lignano sarebbe un'isola circondata proprio da tutti i lati dall'acqua. La città è stata fondata nel 1903 da alcuni pionieri che venivano da Marano, i quali hanno costruito anche i primi alberghi e le prime attività e il primo punto di attracco. E per ricambiare questa loro generosità, nel 1999, quando ero vice sindaco e sempre assessore al turismo, avevo organizzato un servizio di traghetto da Lignano a Marano, una bellissima località marinara di stile veneziano, e adesso ha preso talmente piede quel tipo di servizio che è diventato un servizio di linea, e quindi si paga un biglietto come andare in corriera. Lignano è molto bella, ma offre anche un entroterra, secondo me, veramente invidiabile, in quanto c'è delle località come Precenico, che era una località da dove partivano i crociati per le guerre sante, e la Tisana, dove ci sono parecchie chiese che hanno affreschi di pittori importanti, e poi ci sono tante altre località che sono rinomate sia per il vino sia per la produzione di prodotti tipici locali, ma comunque una delle specialità della nostra Riviera Friulana è il pesce. Abbiamo parecchi ristoranti e ne trovate sparsi lungo la località, veramente di carini, simpatici, anche con una struttura che richiama proprio il villaggio dei pescatori. Lignano Sabbiadoro è una località che sta riprendendo veramente piede, perché tutta la clientela, o la maggior parte della clientela, viene dall'Austria, dalla Germania e dal nord Italia, ma ultimamente siamo stati fortunatamente scoperti anche da clienti del centro Italia, i quali non immaginavano di trovare una località così bella, e ci stanno facendo veramente complimenti, talvolta anche per noi inaspettati, perché dicono che è bellissima, è pulita, è tenuta bene, e questo ci fa molto piacere. Naturalmente, come amministrazione comunale, siamo molto contenti di questo e cerchiamo ogni anno di fare qualcosa per renderla sempre più gradevole per i nostri turisti e sempre più accogliente per quanto riguarda una ricettività che non è solamente estiva, anche perché abbiamo adottato il motto Lignano non si ferma, e quindi facciamo manifestazioni praticamente tutto l'anno. Abbiamo un bellissimo presepe di sabbia e chi l'ha visto dice che è fra i più belli che ci sono in giro, per non solo in Italia ma anche all'estero, tant'è che ormai abbiamo dei visitatori che vengono dall'Austria e dalla Germania, perché ha preso piede questo
presepe di sabbia, e in inverno facciamo circa 80-90 mila presenze solo per questa cosa qua. Il periodo di apertura è dall'8 dicembre al 6-7 di gennaio e poi il weekend fino al 30 di gennaio. Le manifestazioni poi continuano partendo con il campionato italiano europeo di enduro sulla sabbia, e poi abbiamo la festa delle cape che vede sempre l'invasione dei turisti dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia, e anche in questo caso dall'Austria, e dove vengono fatte tutte le specialità di pesce, e tutto quanto viene raccolto va poi in beneficenza per aiutare alcune associazioni che sono sul territorio ma anche qualche volta al di fuori dei confini nazionali. Poi abbiamo Lignano in Fiore, altra grandissima manifestazione che ha un bellissimo impatto sulla località, anche perché anche in questo caso i turisti vengono anche dall'estero. E poi abbiamo la Bikers Fest, abbiamo i concerti, l'anno scorso abbiamo avuto quello di Vasco Rossi, quest'anno di Tiziano Ferro, e quest'anno abbiamo altri 3-4 concerti di grandissimo livello che vengono fatti allo stadio comunale, fra cui uno con Alvaro Soler. Poi abbiamo WISC, che è una manifestazione con i 10 DJ più importanti al mondo, e dopo abbiamo una testa random con, anche in questo caso, con parecchi DJ di fama internazionale, e poi concerti di livello fra virgolette solo minori, perché parliamo di Gabbani, parliamo di Steve Hackett, parliamo dei Nomadi, parliamo insomma di artisti come Neke, che insomma sono di livello anche sovranazionale. Poi abbiamo tutta una serie di manifestazioni sportive, come possono essere la Color Run, il campionato, abbiamo avuto il campionato internazionale di beach soccer tra le nazionali tedesca, italiana, svizzera, austriaca. Ha vinto l'Italia, giusto per la cronaca. Abbiamo il campionato europeo di beach soccer, in questo caso ha vinto la Francia. E abbiamo i campionati europei e nazionali di beach volley e tutta una serie di avvenimenti sulla sabbia, dal beach tennis, tutto quello che insomma si può fare in spiaggia. Dopo naturalmente tutti gli sport acquatici, dalla vela alla SUP, alla canoa, e quindi a Lignano c'è veramente da fare tantissimo. Abbiamo campi da golf. Quindi i sei parchi, quello che è il Parco Junior, che è un parco prettamente per bambini, che si trova nella zona centrale di Lignano Sabbiadoro, si va poi a Luna Park, poi abbiamo Gulliverlandia, che è sempre per i bambini ma anche per i grandi, c'è l'Aqua Splash, dopo c'è il Parco Avventura a Lignano Riviera e naturalmente un bellissimo Parco Zoo sempre a Lignano Riviera, un po' più spostato verso il fiume Tagliamento. E anche in questo caso le possibilità di divertimento, per quando il tempo non è proprio favorevole per stare in spiaggia, sono tantissime, e quindi veramente per i nostri turisti non c'è modo di riposare se veramente hanno voglia di fare qualcosa, se no possono stare tranquillamente sdraiati sotto l'ombrellone. In parecchi uffici spiaggia vengono offerti gratuitamente dei giornali o vengono fatti scambio di giornali, di libri, eccetera eccetera, e naturalmente c'è anche l'animazione nei vari palchi che ci sono nella località, dal Beach Village vicino alla terrazza mare alla Beach Arena, che è sempre a Lignano Sabbiadoro. Da qualche anno abbiamo montato un palco a Lignano Riviera in piazza Marcello d'Olivo. Dopo ci sono altri palchi all'ufficio 11, all'ufficio 17, in piazza San Giovanni Bosco, in piazza del Sole, per cui musica e divertimento ovunque nella località. C'è una parte che è Lignano Riviera che diciamo, cerchiamo di tenere un po' più silenziosa, proprio per far sì che anche i turisti che non vogliono proprio avere un po' di frastuono, naturalmente legato agli orari consentiti dai regolamenti, è la zona più tranquilla, e quindi lì cerchiamo di non portare tantissime manifestazioni, proprio perché quella parte la vogliamo tenere dedicata a coloro i quali vogliono riposare. Naturalmente discoteche, Kursaal, che è a Lignano Riviera, il Mr. Charlie, abbiamo il Drago, la Discoteca Italia. Una volta ce n'erano molto di più, ma adesso vanno più i lounge bar, e ce ne sono tantissimi che
appunto intrattengono con una bella musica anche i turisti fino a mezzanotte l'una, dopodiché loro la abbassano e si va nelle discoteche per continuare la serata. Abbiamo iniziato qualche anno fa con una spiaggia per i cani libera che è sulla punta di Lignano Sabbiadoro, poi ne è nata una a pagamento oltre a quella libera che è rimasta, e quest'anno ne abbiamo fatte altre due, una fra Pineta Riviera e un'altra a Sabbiadoro nella parte terminale di Sabbiadoro, per cui la possibilità c'è, adesso è anche ben sparsa sul territorio, e tutte le nostre strutture, almeno il 95% delle nostre strutture, accettano gli animali domestici, per cui per il turista non c'è nessun divieto per portare gli animali in ferie. E Lignano Sabbiadoro è oltretutto una località che insieme ad Aprilia Marittima ha il maggior numero di posti barca in tutto il Mediterraneo, ne abbiamo 6.700 e qualcosa, e quindi siamo il polo nautico turistico più grande del Mediterraneo. Non riusciamo sempre bene a promozionarlo, ma speriamo di riuscire nei prossimi anni a fare capire anche la qualità delle nostre darsene, che è veramente molto alta. E adesso che abbiamo ripristinato anche i fondali per una navigazione tranquilla, siamo veramente a posto. Ma c'è anche la possibilità di fare equitazione, abbiamo una bellissima passeggiata lungo il fiume Tagliamento, abbiamo villaggi turistici, del golf, campeggi, Riviera, Sabbiadoro. Siamo forniti di tutto, se qualcosa manca forse è il turista che ce lo deve dire, perché secondo noi abbiamo attrezzato la località al meglio. Da Lignano Riviera per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.